Buongiorno bambini, oggi vi vogliamo parlare di un grande imprenditore italiano del Novecento, Adriano Olivetti. Credo che il suo nome dirà sicuramente qualcosa ai vostri genitori, perché quasi tutte le persone avevano una macchina per scrivere marcata Olivetti, a casa o al lavoro. Come forse avrete intuito, Adriano è stato a capo di una grande industria che produceva macchine da scrivere e arredi d'ufficio e che aveva sedi un po' in tutto il mondo. Ma cominciamo dall'inizio, perché la storia della Olivetti non iniziò con Adriano, ma con suo padre, l'ingegnere Camillo. Adriano nacque ad Ivrea, una città del Piemonte, nel 1901. 7 anni dopo, suo padre costruì la prima macchina per scrivere italiana. Dovete sapere infatti che fino a quel momento le macchine per scrivere erano prodotte solo dalle aziende americane. La prima macchina per scrivere italiana fu presentata al pubblico nel 1911 e si chiamava M1. Prima di andare avanti, fermiamoci un attimo. Sapete che cos'è una macchina per scrivere? Ne avete mai vista una? La macchina da scrivere era uno strumento che serviva per scrivere più velocemente, un po' come il computer oggi. Era composta da una tastiera con lettere e numeri e da un rullo intorno al quale si caricava il foglio di carta. Quando si premevano i tasti, si alzava una stanghetta in metallo, chiamata martelletto di stampa, al termine del quale c'era una lettera o un numero in rilievo. Questa lettera o numero andava a premere su un nastro inchiostrato nero e questo sul foglio, in modo da lasciare la stampa della lettera o del numero. La descrizione è un po' complicata, ma il meccanismo era semplice, come potete vedere dal seguente video. Adriano. Si laureò in chimica industriale al Politecnico di Torino nel 1924 e iniziò la sua carriera lavorativa come operaio nella fabbrica del padre. Nel 1925 Adriano andò negli Stati Uniti per aggiornarsi sulle tecniche di produzione delle grandi fabbriche americane. Il viaggio, unito alle sue doti inventive, portò a dei risultati importanti. Infatti, nel 1931 inaugurò in azienda l'ufficio pubblicità e nel 1932 fu presentata la prima macchina da scrivere portatile, la MP1. Non dovete pensare però che il padre Camillo non avesse usato la pubblicità per vendere i suoi prodotti. Anzi, anche lui, come poi fece Adriano, aveva impiegato degli artisti per disegnare i manifesti pubblicitari. È vero, Fabiana, la pubblicità ha sempre avuto una grande importanza per la Olivetti. Pensate quando uscì in Italia la M1, la prima macchina per scrivere. Molte persone avranno sicuramente avuto dei dubbi sulla reale funzionalità della macchina. Bisognava perciò infondere fiducia nel pubblico. Era necessario fargli capire che la macchina era utile ed era di ottima qualità, come quelle prodotte dalle aziende americane. Elena, è difficile convincere qualcuno sull'ottima qualità del proprio prodotto.
Certamente sarebbe più facile se ci fosse una persona autorevole o molto conosciuta dal pubblico che possa così garantire la qualità del prodotto venduto. Insomma, un testimonial, come si dice oggi. Infatti Camillo scelse proprio un testimonial d'eccezione per la pubblicità della M1, ovvero il padre della lingua italiana, Dante Alighieri, rappresentato nell'atto di indicare la M1. La pubblicità doveva poi esprimere anche la qualità della macchina per scrivere, per esempio la velocità di scrittura. Che cosa meglio di un treno poteva esprimere questa qualità? È vero, Fabiana. A questo proposito, negli anni 20 del Novecento, fu realizzato un manifesto pubblicitario dove la macchina da scrivere Olivetti correva rapidissima su dei binari, proprio come se fosse un treno. Come avete detto, a chi servivano le macchine per scrivere? Questa è una bella domanda, vero Elena? Sì, è proprio un'ottima domanda. Fino agli anni 20 le macchine da scrivere furono realizzate per il lavoro d'ufficio, quindi per impiegati e segretarie. Pensate che il lavoro di segretaria era molto richiesto all'epoca ed erano sempre più numerose quelle che lavoravano negli uffici. Così le pubblicità dovevano convincere segretarie ed impiegati sulle buone qualità della macchina. In questo caso ci fu un pittore molto famoso, Marcello Dudovic, che realizzò tanti manifesti pubblicitari dove erano raffigurate proprio le segretarie, che si stagliavano su fondi di colore uniforme ed acceso. A volte nei manifesti pubblicitari le immagini erano accompagnate da dei messaggi che descrivevano in maniera poetica la qualità della macchina. Per esempio, per la facilità di scrittura si usò la frase "agile come un volo di rondini". Le cose poi cambiarono negli anni 30, quando piano piano Adriano prese il posto del padre. I manifesti pubblicitari infatti diventarono un po' più sofisticati. Bisogna anche considerare che a quel punto la macchina per scrivere MP1, la prima macchina per scrivere portatile, non era stata realizzata solo per il lavoro d'ufficio, ma per essere utilizzata in diversi ambienti, anche a casa, grazie alla sua maneggevolezza. Pesava appena 5 kg in confronto ai 17 della M1. Dato che la MP1 poteva essere utilizzata anche dalle donne a casa, ecco che nel manifesto pubblicitario non vediamo più una segretaria che osserva la macchina, ma un'elegante signora con cappello nero a falde larghe e rossetto che si appoggia alla macchina per scrivere. Sapete che cambiarono anche i colori della macchina per scrivere? Fino a quel momento essa era stata prodotta solo col colore nero. La nuova macchina per scrivere, la Studio 42, poteva invece essere prodotta in 9 diversi colori. Sì, perché la Studio 42 era una macchina da studio, non serviva solo in ufficio. Aveva una linea elegante ed era anche molto leggera. I due grafici che realizzarono il manifesto, Costantino Nivola e Giovanni Pintori, affiancarono farfalle e rami in fiore all'immagine della macchina, proprio per dare l'idea della leggerezza e dell'eleganza. Costantino Nivola e Giovanni Pintori lavorarono nell'ufficio pubblicità delle Olivetti alla fine degli anni 30 e diedero un importante contributo allo sviluppo della grafica pubblicitaria. Per la macchina da scrivere lettera 22, Pintori disegnò una locandina in cui le lettere sono ammonticchiate sopra una carriola in modo da formare un albero di Natale. Non per niente la locandina fu realizzata proprio per proporre la macchina da scrivere come regalo di Natale. Sì, perché dovete sapere che la lettera 22 fu prodotta in sostituzione della MP1, per cui anche lei era una macchina da scrivere portatile, ma a differenza della precedente era destinata a tutti e pesava solo 3,7 kg. La lettera 22 ebbe un enorme successo,
tanto da vincere il premio Compasso d'Oro nel 1954, un premio che ha la forma di un vero e proprio compasso e che premiava la qualità del design italiano. Ma non solo. La lettera 22 entrò nelle collezioni del Museo di Arte Moderna di New York, dove si trova tuttora come una vera e propria opera d'arte, simbolo dell'ingegno italiano. Nel 1969 poi uscì la macchina da scrivere Valentine o Valentina, come veniva chiamata in Italia. Il suo progettista, Ettore Sozzas, la definì la biro della scrittura a mano, cioè una macchina per scrivere adatta a tutte le persone e facile da usare in ogni luogo. La sua trasportabilità era sottolineata dai manifesti pubblicitari che, divisi in tanti quadratini, mostravano che la Valentine poteva essere usata dal meccanico, dal negozio del fruttivendolo, in spiaggia, su un aereo, beh, insomma, in ogni luogo. Se non sbaglio, fu soprannominata la rossa portatile e anch'essa si trova al Museo di Arte Moderna di New York. Esatto, fu definita la rossa portatile perché in Italia il colore prevalente con cui fu venduta fu il rosso. E portatile, beh, perché era veramente facile da trasportare. Ma sapevate che Olivetti non produsse solamente macchine per scrivere, ma anche le macchine per fare i calcoli? Le macchine da calcolo Olivetti fecero la loro comparsa agli inizi degli anni 40 ed erano destinate ad un pubblico selezionato, cioè agli impiegati negli uffici. Nei manifesti pubblicitari i numeri la facevano da padrone. È vero, Fabiana. Prendiamo per esempio i manifesti per la Divisumma 14, la macchina in grado di eseguire tutte e quattro le operazioni matematiche. In un manifesto degli anni 40, il marchio Olivetti sta al centro di una selva di numeri colorati, di varie dimensioni. Mentre in un manifesto degli anni 50, la macchina è presentata su un drappo a scacchi bianchi e neri, dove compaiono alcuni numeri e simboli aritmetici. In un altro manifesto, poi, si ritrova anche un'immagine già usata per la macchina per scrivere, vale a dire la carriola carica di quadrettini colorati contraddistinti in questo caso da diversi numeri. La Olivetti è stata anche la prima azienda italiana a costruire il primo personal computer europeo nel 1982, quando ancora in Italia non erano in molti a sapere cosa fosse e a cosa servisse un computer. In questo manifesto pubblicitario era costituito la foto del computer accompagnata dal nome. La storia della pubblicità di Olivetti, così come la storia della Olivetti, è continuata nel tempo, anche dopo la morte di Adriano, avvenuta a Losanna nel 1960. In pratica è durata fino ai nostri giorni. La grafica pubblicitaria si è ovviamente evoluta nel tempo, a seconda del prodotto da vendere, della moda e del pubblico a cui rivolgersi. Adesso però, bambini, è arrivato il vostro momento. Se vi va di vestire i panni dell'artista, realizzate un manifesto pubblicitario di una macchina per scrivere. Noi vi diamo le immagini che potete stampare e incollare su un foglio di carta. Voi dovete metterci tutta la vostra fantasia. Ricordatevi, bambini, il video e le immagini da scaricare e stampare per realizzare la vostra pubblicità potete trovarli sul sito del museo oppure sui nostri canali social Facebook e Instagram. Se vi va di condividere la vostra opera d'arte, inviatela all'indirizzo educazione.museodellagrafica@sma.unip.it. Così possiamo realizzare una galleria fotografica. Ciao a tutti e a presto! Ciao a tutti!